Si racconta che i nobili e ricchi della regione amassero fermarsi sulle rive del fiume e, affascinati dalla natura circostante, ritrovassero la tranquillità interiore e l'equilibrio per poter amministrare giustamente il loro potere. In quel tempo, la gente dei paesi, i pescatori, battezzarono il fiume la Via della Saggezza. Oggi le stesse rive, lo stesso fiume, gli stessi luoghi si circondano della stessa magia naturale. Intorno una vera giungla impenetrabile, simile a quella raccontata nelle fiabe, una piccola foresta amazzonica nel cuore dell'Europa. Le storie su questi luoghi eccitano la nostra curiosità e partiamo sulle tracce del passaggio dei nobili aristocratici alla ricerca delle loro stesse sensazioni. L'inverno non ha ancora ceduto il posto alla primavera. È un momento straordinario, un perfetto equilibrio cromatico tra il grigiore e i colori che lentamente si stanno accendendo. Tra poco tempo, tra la vegetazione e i fiori, torneranno a librarsi le libellule e le farfalle. La corrente del fiume non è certo tranquilla e spazza sia il fondale che la superficie. Attratti dal fascino selvaggio e misterioso della zona, ci immergiamo in un braccio di acqua elente per scoprire qualcuno dei suoi segreti. Il fondo del fiume è grigio e triste. I gusci vuoti di paludine e di lumache danzano sballottati dai mulinelli d'acqua. Le larve di tricottero devono trovare un punto di ancoraggio per fissare il loro astuccio fatto di materiale vegetale, sassolini e pezzetti di legno. I tricotteri sono assai appetitosi per tutti i predatori del fiume. A prima vista, questo sembra essere un semplice sasso, ma se ci avviciniamo scopriamo una cavità dove vivono dei gobbionidi. Spugne d'acqua dolce ricoprono i rami caduti nell'acqua. Nei tempi passati le signore usavano strofinare sulle guance la polvere di questa sostanza per assumere un sano e naturale colorito rosato. Trascorre il tempo e l'estate è tornata anche sul fiume e per i rospi i primi raggi estivi segnano l'inizio della stagione degli amori. Il dedalo di canali del fiume in estate è frequentatissimo dai pesci e dagli insetti e inevitabilmente questi luoghi isolati si trasformano in un vero paradiso per gli uccelli. Le acque pescose, a portata di zampa, sono particolarmente ambite dai trampolieri. Lo svasso, dal collo nero, si immerge alla ricerca di vegetali per il suo piccolo. Dalla vicina foresta si sente il tipico canto del pendolino. Il suo nido è appeso ai rami delle piante. Un involucro caldo ed accogliente che in passato alcune popolazioni contadine raccoglievano, usandolo come pantofole per i più piccini. I canali del fiume serpeggiano attraverso la foresta. Una natura tranquilla e molto fertile, e in qualche angolo sono lussureggianti i campi di cereali circondati dai fiori.
Seguiamo un ampio braccio del fiume, cercando attentamente di non disturbare la vita di questo paradiso naturale. Ed eccoci nel cuore di una grande foresta alluvionale. In giugno e luglio, le sponde del fiume si rivestono di migliaia di ninfee che mostrano la loro bellezza durante il giorno, per richiudersi al sopraggiungere del tramonto. È la stagione degli amori per le libellule. Il maschio ha afferrato la femmina con le sue appendici addominali. Danzano sopra il pelo dell'acqua, formando la cosiddetta catena di accoppiamento. Questa giovane femmina azzurrata, per niente intimidita dalla nostra presenza, depone le uova proprio davanti all'obiettivo della nostra telecamera. Raramente capita di poter osservare una così grande quantità di libellule splendenti nei colori e straordinarie nelle loro evoluzioni tra le erbe della palude. Le loro ali alla luce del sole hanno splendide sfumature color verde e blu marino. Con l'estate esplodono i colori anche sott'acqua. La luce del sole contribuisce alla crescita delle piante. L'acqua del fiume deve la sua limpidezza alle sorgenti sotterranee, filtrata dai diversi strati di roccia e sabbia, ha percorso chilometri all'interno della crosta terrestre. La superficie dell'acqua, ricoperta da un denso strato vegetale, diventa un nascondiglio ideale per il pesce persico. Durante la caccia, la pinna dorsale dritta e rigida intimorisce e allontana gli altri predatori. Il persico sole vive a 2 metri di profondità. Un americano importato in Europa il secolo scorso. Vive tra le radici acquatiche delle piante ed esce solo quando è certo che nessun predatore sia in circolazione. Erano giorni che speravamo di incontrare il pesce siluro, il più grande abitante del fiume. Una botatrice ha eletto il suo domicilio in una cavità rocciosa. Numerosi gamberi di fiume vivono sui fondali. Il colore blu di questo esemplare è abbastanza insolito. È possibile però che si sia irritato per la nostra presenza e che abbia messo in funzione le sue cellule cromatofore che pigmentano il suo derma in caso di particolari stimolazioni nervose. In lontananza si sentono i gracidii d'amore delle rane e dei rospi. Il tratto di terreno depresso, impermeabile, nato dall'interrimento di una piccola laguna, ha originato un'area palustre ricca di un notevole patrimonio naturalistico. Nei prati umidi spiccano colorate fioriture a cui si accompagnano autentiche rarità floricole.
Il Canneto, dominato dalla cannuccia di palude, spesso ospita la mazza sorda dalla curiosa infruttescenza marrone. Là dove il Canneto lascia il posto all'acqua libera, la superficie degli stagni è ricoperta da autentici tappeti verdi di lenticchia d'acqua, una minuscola pianta simile nell'aspetto ad un coriandolo che, non ancorata al fondo, galleggia liberamente. Numerose sono le specie di rettili che frequentano la palude. Tra questi è facile osservare la biscia d'acqua, abile predatore di piccoli pesci e anfibi. Annovera tra le sue prede anche le rane che cattura abilmente. Le ricchezze naturalistiche della palude sono fruibili sia dal punto di vista didattico che scientifico. Sono stati creati appositi punti fissi, ben mimetizzati nella flora della palude, che consentono l'osservazione ravvicinata e particolareggiata di ciò che accade e osservare uccelli acquatici, oggi sempre più rari da trovare. Mediante la creazione di piccoli stagni interni, idonei alla conservazione della tipica flora palustre e della relativa avifauna delle zone umide, si è cercato di mantenere le caratteristiche naturali e paesaggistiche, assicurando il più possibile l'ambiente per la sosta e l'anidificazione dell'avifauna acquatica. L'intento non è mai stato quello di creare un parco fine a se stesso, ma un luogo naturale in grado di interagire il più possibile con l'ambiente circostante. Nei tempi passati, fino all'anno 1100, qui esisteva un lago chiamato Gerundo. Secondo un'antica leggenda, il lago era abitato dal drago Tarantasio, che terrorizzava le popolazioni locali, sprigionando forti esalazioni metifiche. Con la conquista romana della Gallia Cisalpina, genti contadine si stabilirono nel territorio, iniziando a bonificare il fiume affluente. Seguirono i bui periodi delle invasioni barbariche e il tessuto agricolo venne in parte sconvolto. La bonifica riprese con l'avvento degli ordini monastici, prima i frati benedettini e poi i cistercensi. Nel 1980 fu realizzato un allevamento ittico per la piscicoltura. Il territorio si era però modificato, favorendo la colonizzazione da parte della vegetazione ripariale e della fauna selvatica. Sorge allora l'idea della struttura naturalistica culturale, destinata alla pubblica fruizione. Il parco è il risultato di un lavoro molto spinto dell'uomo, perché questo qui era un vecchio territorio abbandonato dall'Adda, una vecchianza, che è stata riqualificata prima in un allevamento di pesci e successivamente, quando gli allevamenti di pesci sono diventati delle strutture tecnologiche, è stata trasformata in un parco naturale. Quindi tutto quello che si vede e che dà la sensazione di un territorio incontaminato, naturale, è invece il risultato di un'opera pesante dell'uomo che ha scavato canali, scavato gli stagni, deviato le acque, piantumato 7.000 alberi, immesso pesci, immesso uccelli. Per cui quello che oggi sembra un territorio, o è a questo punto un territorio assolutamente naturale, è invece un territorio rinaturalizzato. Per cui potrebbe essere anzi considerato un buon esempio di riqualificazione di un territorio degradato.
In questo posto si possono osservare tutti i pesci di acqua dolce della pianura padana, più molti pesci d'acqua dolce anche esotici, nello stato naturale, in canali ad aria aperta dove sono frammisti con altre specie, dove ci sono animali che si sono insediati naturalmente, le piante che sono nate spontaneamente e così via. Per cui camminando a bordo canali e quindi guardandoli da su o attraverso dei osservatori subacquei, scendendo qualche gradino e guardando sotto il pelo dell'acqua, tutta una serie di specie ittiche che normalmente sono sempre trascurate perché sono poco appariscenti, perché i pesci d'acqua dolce normalmente sono poco appariscenti, sono mimetici, qui invece si vedono dal vivo e in natura. Lo storione, specie fra le più antiche della Terra, vero fossile vivente, sembra fosse già presente 200 milioni di anni fa. La famiglia degli storioni comprende il ladano, lo storione comune e il cobice, tutti estremamente longevi, potendo vivere, a seconda della specie, da 40 a 100 anni, raggiungendo dimensioni veramente ragguardevoli e 1500 kg di peso. La forma del corpo dello storione è simile a quella dello squalo e il lungo muso appuntito è fornito di 4 barbigli. In primavera risale i fiumi per raggiungere acque basse e tranquille dove deporre le uova. Le uova dello storione costituiscono il caviale, che può essere ottenuto con due metodologie diverse. Una è cruenta e comporta l'uccisione dell'animale e l'estrazione delle ovaie. L'altra è incruenta e si effettua attraverso la spremitura della femmina senza danneggiare il pesce che viene poi rilasciato in acqua. La carne dello storione è sempre stata particolarmente pregiata, al punto che, quando nei tempi passati venivano concessi i diritti di pesca, lo storione era regolarmente escluso dalle concessioni, restando quindi di proprietà del signore che concedeva le acque. Uno dei primi pesci immessi in Italia è senza dubbio la carpa. Infatti, il suo arrivo dalla lontana Asia fino ai nostri fiumi risale addirittura all'epoca dell'Impero Romano. Predilige acque calme e profonde con fondale fangoso e ricco di piante acquatiche, ma sopporta anche acque con percentuale di ossigeno molto bassa. Per tale ragione il suo allevamento è stato per molto tempo effettuato nelle risaie, costituendo una fonte sussidiaria di proteine per i contadini. Il capo della carpa è tozzo e termina con la bocca protrattile munita di prominenti labbra carnose e di 4 barbigli. Intorno ai 5-8 anni di età, i maschi, a seguito di un fenomeno detto inversione sessuale, cambiano sesso, per cui tutte le carpe vecchie sono femmine. Quelle lunghe sono carpe a muro, quelle tozze, più pancione, sono le carpe nostre. E quelle piccoline? E quelle piccoline c'è di tutto, ci sono scardole, strisce, savette, cavedani, che nascono nei canali, poi ci sono le griglie per cui non riescono a ripassare perché sono cresciute e quindi restano prigioniere di un settore che non gli è proprio. La carpa Amur, che prende il nome dall'omonimo fiume cinese, ha il corpo fusiforme e allungato, il dorso è rettilineo e il muso arrotondato. Il colore della pelle è grigio argenteo, reticolato, in quanto ogni singola squama ha la base bordata di scuro. In età adulta diventa erbivora e per questo è immessa negli allevamenti che ripulisce dalle alghe e dalle erbe infestanti, mangiando perfino le cannucce di palude.
la carpa Amur è capace di spiccare grandi balzi fuori dall'acqua quando si sente in pericolo o viene semplicemente disturbata. I fontanili che alimentano il parco sono estremamente importanti perché, essendo acque spontanee, sono acque che hanno sempre la stessa temperatura nel corso di tutto l'anno, è circa di 13 gradi, per cui è una temperatura che consente la vita a moltissime specie di pesci e quindi in questo parco si ha la possibilità quasi unica di poter vedere contemporaneamente pesci di acqua calda e pesci di acqua fredda, perché i 13 gradi è una temperatura che va bene sia agli uni che agli altri, con il vantaggio che nel corso dell'inverno le acque restano della stessa temperatura, per cui non gelano mai, e quindi abbiamo la possibilità di avere le stesse condizioni sia il 15 agosto che il 15 gennaio. Il luccio è il principe dei predatori, il più conosciuto dei pesci carnivori. Grazie al colore verdastro macchiato di giallo, si mimetizza perfettamente tra la vegetazione delle acque fresche e ossigenate, dove predilige vivere. Il muso ha la caratteristica forma a becco d'anatra e la bocca è munita di circa 600 robusti denti che sono impiantati sulle mascelle, sul palato, sulla lingua e sulle arcate branchiali, facendone un terribile cacciatore. La tecnica di caccia consiste nel tendere gli agguati sfruttando il suo mimetismo e la velocità degli scatti. Le prede possono anche raggiungere la dimensione corporea di un terzo del predatore. Se l'agguato fallisce, desiste senza inseguire la preda, rimanendo in attesa di una nuova occasione. Sono comunque infondate le notizie sulla sua famelicità. Il luccio, infatti, per la lentezza della sua digestione, può rimanere giorni senza mangiare. È comunque un guerriero, amante della solitudine, è capace di ingaggiare furibondi combattimenti con i suoi simili, uccidendo o morendo nella lotta. Il persico trota, più comunemente chiamato boccalone per la sua enorme bocca, è scontroso e diffidente. Raggiunge mediamente la lunghezza di 40-50 cm e può vivere circa 15 anni. È un predatore carnivoro insaziabile. Cattura le sue vittime, piccoli pesci, girini e rane, standosene in agguato fra la vegetazione. La femmina depone le uova nella tana, dove rimarranno fino alla schiusa. La stessa tana può essere usata da più femmine, che non depongono mai tutte le uova in un solo luogo, ma le distribuiscono in più ripari, aumentando così le probabilità di sopravvivenza della prole. Il parco ittico, dopo l'intervento dell'uomo, si è praticamente rinaturalizzato. In particolare sono arrivati tanti piccoli mammiferi, ma soprattutto sono arrivati tantissimi uccelli, in particolare gli uccelli ittiofagi, che sono gli uccelli che si nutrono prevalentemente di pesce, che hanno trovato nel parco una vera e propria camera da pranzo dove venire a soddisfare le loro necessità vitali. E questo è molto bello dal punto di vista naturalistico. Sotto il profilo del parco è un po' meno apprezzato perché la predazione in alcuni casi è veramente molto spinta. I rimedi, ovviamente mai cruenti, sono stati quelli di coprire dei tratti di canale con delle reti antiuccelli, in maniera tale che la gente può vedere tranquillamente i pesci, ma gli uccelli non riescono più a predare, almeno quelle specie che sono ovviamente le più pregiate o le più a rischio.
Il pesce siluro abita prevalentemente nei fiumi dell'Europa centrale e orientale. In Italia è arrivato intorno agli anni 60. Vero gigante d'acqua dolce, può pesare anche 3 quintali e raggiungere la lunghezza di 3 metri. Stravaganza della natura, appena nato ha le dimensioni di un minuscolo girino. Il pesce siluro è un paziente guardiano del suo territorio ed è protettivo verso la prole, al punto da attaccare anche l'uomo se costituisce una minaccia. Durante il giorno riposa adagiato sul fondo o immerso nel fango, mentre di notte diventa un cacciatore solitario. Si aggira nell'alveo guidato dai lunghi barbigli che agita davanti alla bocca. La pinna dorsale e quelle pettorali sono armate di una spina velenosa che infligge ferite dolorose e difficili da rimarginare. Livrea scura e pettorina candida, il signor Merlo è a casa sua tra le correnti e i licheni. Niente è così melodioso come le strofe interminabili del suo cinguettio. L'intonazione metallica, emessa dal becco tenuto appena aperto, simile alla tecnica del ventriloquo, riesce a sovrastare il fracasso delle acque scroscianti e rumorose del fiume. Nella dieta del merlo acquaiolo, le larve, che vengono scovate negli anfratti rocciosi sott'acqua, costituiscono il nutrimento principale. Alcune larve sono protette da un involucro coriaceo, poco digeribile, e il merlo se ne libera frantumandolo contro le rocce. La corta coda e le ali arrotondate, fatte apposta per offrire meno resistenza all'acqua, servono al bizzarro uccello per remare tra i sassi. Durante le immersioni, il merlo acquaiolo trova prede che ci sono solo in acque limpide e pure. Per questo motivo è considerato un vero e proprio indicatore biologico. Se c'è lui, non esistono problemi di inquinamento. Il periodo delle nascite dei piccoli merli è diverso da coppia a coppia. Alcuni merli acquaioli iniziano l'accoppiamento quando altri hanno già deposto le uova. In un anfratto nascosto di una grotta, un nido ben dissimulato, è animato dalla gioia stridente dei nuovi arrivati e che reclamano di essere nutriti. Da mattina a sera il maschio e la femmina volano sopra e dentro il fiume, alternandosi al nido al fine di garantire un costante nutrimento alla prole perennemente affamata. Un altro piccolo segreto del merlo è il lembo di pelle sulle narici, che impedisce all'acqua di entrargli nei polmoni, dandogli la possibilità di scandagliare tranquillamente i fondali più pescosi del fiume. I genitori stimolano i piccoli ad uscire, facendosi vedere con il cibo nel becco, lontani da loro. L'astuzia sembra funzionare. Uno dopo l'altro, i giovani si abbandonano all'avventura. Nuotano per istinto, utilizzando le ali come un timone per raggiungere la riva. Ognuno dei piccoli richiama l'attenzione con grida stridenti e sbattendo le ali, cercando di farsi notare per primo e ottenere il pasto subito, e se possibile più volte di seguito.
Questo periodo della vita del merlo acquaiolo è il più pericoloso. Le grida dei giovani e i voli frequenti dei genitori in prossimità di essi possono attirare l'attenzione dei predatori. Non sanno ancora volare e si destreggiano come possono per superare gli innumerevoli ostacoli che trovano lungo il loro faticoso cammino. Di tanto in tanto i genitori portano loro ancora del cibo, ma diventeranno sempre più sordi ai loro richiami. Già pensano a mettere in cantiere un'altra nidiata, utilizzando lo stesso territorio e lo stesso nido, a cui verrà sostituita solo la parte interna. I pulcini, una volta diventati indipendenti, contando solo sulle loro forze, si disperdono tutti intorno, colonizzando le zone del fiume ancora libere. Da adulti si installeranno nel luogo scelto che abiteranno per tutta la vita. Questo è un ramarro, non è una lucertola, vedi che è verde. Aspetta, stai brava che ti ho liberato, che lì morivi. Guarda che bella anche quella farfalla lì che sta pigliando il sole. Queste stanno succhiando sali minerali dalla terra, però. Il parco ospita una serie molteplice di piccoli animali che non sono facili da individuare o da vedere. E i rettili sono rappresentati dalle natrici, che sono le bisce d'acqua, e dai biacchi, mentre gli anfibi prevalentemente ci sono rane e raganelle, le ilie arboree, di difficile individuazione anche perché hanno colori mimetici molto ben calibrati, quindi è molto molto difficile individuare. Il temolo è considerato uno dei più bei pesci d'acqua dolce. Il nome temolo deriva dal latino timus, che significa timo, in quanto le sue carni, molto pregiate, hanno un profumo analogo a quello di questa pianta. Si distingue facilmente dai pesci somiglianti per la grande pinna dorsale, alta e lunga, simile ad una vela, con dei riflessi iridati e violacei. Ama abitare acque correnti e pulite e, risentendo notevolmente dell'inquinamento, garantisce con la sua presenza la purezza dell'acqua. Al contrario del temolo, il cavedano si adatta a condizioni ambientali disparate. È probabilmente il pesce più diffuso in Europa. È un bravo e veloce nuotatore e un esperto predatore, anche se la sua dieta è la più onnivora di tutti i pesci d'acqua dolce. Ha un carattere pauroso e corre a nascondersi ad ogni piccolo disturbo ambientale. Le acque dei canali, essendo acque di fontanili, sono acque fresche, pulite, ossigenate e quindi consentono la vita a molte specie di piante acquatiche che sono proprio tipiche dei fontanili, cioè sono delle piante che vivono soltanto in condizioni di acque ottimali, perfettamente pulite, e quindi sono dei veri e propri indicatori biologici, nel senso che quando esistono quelle piante si può essere sicuri, senza fare nessuna analisi, che le acque sono di qualità eccezionale, perché altrimenti non sopravviverebbero.
La trota è per antonomasia il pesce d'acqua dolce. È uno straordinario predatore che si avventa su qualsiasi cosa che cade in acqua. La specie comprende più tipi e più forme, potendo la trota assumere, oltre ai caratteri morfologici differenti, livree molto diverse fra loro, sia per il colore di base che per il numero e la forma delle macchie. Ama acque correnti e tumultuose, fredde e ossigenate, quelle dei torrenti e dei fiumi di montagna, dove è presente fino a 2.800 metri d'altitudine. La trota è territoriale e sceglie con cura il suo spazio vitale, che difende con accanimento dagli sconfinamenti dei cospecifici. I maschi adulti scacciano dalla zona prescelta sia i giovani che le femmine, a meno che non siano di pari taglia. Tutte le trote presenti nel Parco Paradiso vengono alimentate a spaglio, ovvero quasi la totalità del cibo cade in acqua. In questo tratto di canale ci sono delle trote che sono dei predatori. Hanno un organo strano che si chiama linea laterale, che sono tutta una serie di terminali nervosi lungo il fianco che gli consentono di individuare se una qualche cosa cade in acqua, dove e che cosa è. Per cui si muovono in relazione. Se io butto un chicco di cibo, formo un cerchio nell'acqua. Questo cerchio è un'onda di pressione che raggiunge il fianco del pesce e che gli individua dove è caduto e che cosa è caduto. Per cui si muove di conseguenza. Per cui tutti i pesci che sono nell'ambito del cerchio si muovono perché hanno ricevuto il messaggio. Quelli che sono al di fuori del cerchio restano immobili perché il messaggio arriva in un secondo momento. L'anguilla è un pesce di facile individuazione grazie al suo corpo serpentiforme. È priva di squame ed è ricoperta da uno spesso strato di muco che la rende estremamente viscida. È un pesce catadromo, e cioè vive nei fiumi e si riproduce in mare, in una precisa zona dell'Oceano Atlantico, detta Mar dei Sargassi, per la presenza di estesissimi banchi di alghe. Per raggiungere un punto d'acqua soddisfacente è capace per brevi tratti di strisciare sui prati, aiutata in ciò dalla perfetta tenuta delle aperture branchiali e dal muco che la ricopre e che le consente di restare a lungo bagnata. Si racconta addirittura di anguille viste arrampicarsi sugli alberi. Anche gli uccelli ittiofagi conoscono il pericolo del pesce gatto. Gli aironi, che generalmente ingoiano pesci di piccola taglia ancora vivi, quando si tratta di un pesce gatto, prima lo uccidono trafiggendolo ripetutamente con il becco appuntito, per poi ingoiarlo solo quando si sono accertati che sia morto. Importato dall'America e immesso nelle nostre acque, si è presto diffuso eccessivamente, impoverendo di pesci, di cui fa una vera strage, i bacini in cui vive, diventando presto indesiderato. La pelle del pesce gatto è priva di squame e il muco che la ricopre gli consente una sorta di respirazione sussidiaria, permettendogli di vivere in acque con bassissime percentuali di ossigeno o addirittura, per brevi periodi, anche fuori d'acqua. Nei canali si svolge una vita naturale e per cui si vengono a creare delle vere e proprie catene alimentari che vanno dalle alghe monocellulari che alimentano i piccoli crostacei, che alimentano i pesci e così via.
Ovviamente i pesci che ci sono nei canali, essendo immessi per essere visti dal pubblico, sono in quantità diversa da quelli che sarebbero in natura, per cui noi siamo costretti a alimentarli perché altrimenti non troverebbero alimentazione sufficiente per la loro sopravvivenza. Un esempio molto caratteristico è quello dei lucci, che essendo dei pesci che non si possono alimentare perché mangiano soltanto altri pesci vivi, è necessario che nel tratto di canale in cui sono immessi loro siano in numero tale che l'ambiente gli consenta di cacciare autonomamente. Diciamo che nel tratto dove noi li abbiamo immessi ce ne sono una decina. Se noi ne mettessimo 30, loro prederebbero prima di altri pesci agli stessi lucci per riportare il numero al numero di 10, che è il numero compatibile con il territorio. Il pesce rosso è il pesce ornamentale più antico e diffuso. Era presente nelle corti cinesi già 1200 anni fa. Attraverso una serie di manipolazioni genetiche si sono ottenute varianti di colori e di forme. È facile trovare esemplari con due o tre code, con la testa di leone o con gli occhi protesi e telescopici. Trote iridee normali, uguali a quelle, a cui è stato tolto il nero. Come ha fatto? Nel senso che le hanno incrociate con una trota giapponese che era più chiara. E hanno ottenuto degli esemplari di varie colorazioni, fra cui hanno tirato fuori i più chiari in assoluto. Poi hanno incrociato quelle e hanno trovato i più chiari. Poi, questo per una ventina di generazioni, finché è stato eliminato il nero. Le carpe koi differiscono dalle comuni carpe per la straordinaria varietà di colori che si possono associare tra loro nelle combinazioni più disparate, anche all'interno di una singola squama, determinando così la rarità, la perfezione e quindi anche il valore di ogni singolo individuo. Si dice che non esistano due carpe koi uguali fra loro. La storia delle carpe koi inizia intorno al 1600 in Giappone. In seguito a mutazioni genetiche spontanee, iniziarono a comparire esemplari colorati con i riflessi e le macchie caratteristiche. Fu così che gli esemplari più appariscenti divennero i progenitori di una nuova generazione dalla vistosa colorazione della pelle. Ma bravo, ma vieni! Ma sì! Come ha fatto a diventare amico del figlio? Ma non sono amico, lui mi vuole mordere! Ah, ecco. È tutta una scena! Vuole disperatamente mordere! È vero, Lucio, che mi vuole mordere! Ma ci riesce un attimo poi, Sì, sì, ma ci riesce! Ogni tanto mi dà delle beccate sul fianco, attraverso la rete. Fa male se becca? Oddio, però! Vieni, andiamo, lasciami stare. Fenomeni di inquinamento di portata vastissima hanno da tempo compromesso le poetiche caratteristiche originali dei fiumi, inducendo alcuni paesi a mettere in atto interventi radicali e massicci di recupero, anche attraverso l'istituzione di parchi ittici protetti, come quello sul fiume Adda, dove è avvenuto il nostro contatto con la natura.